Tommaso d'Aquino, Tommaso Campanella e Giordano Bruno, i tre filosofi in fuga, sono stati i protagonisti dei dialoghi filosofici presso la sala del capitolo del convento di San Domenico Maggiore a Napoli. L'evento, promosso e organizzato dall'Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia, si inserisce nel calendario delle manifestazioni Napoli Città della Conversazione, un'iniziativa del Comune per incentivare tutti i cittadini a spegnere i dispositivi digitali e a trascorrere del tempo conversando insieme alle altre persone senza telefoni, tablet o altri strumenti tecnologici. A San Domenico i tre filosofi domenicani, interpretati dagli attori Riccardo Marotta, Danilo Piscopo e Noemi Perfetto, hanno parlato ai giovani sui temi della democrazia, della politica, delle buone forme di governo e dell'utopia. La presidente dell'associazione Giuseppina Russo e il professore Salvatore Ferrara sottolineano l'attualità del pensiero filosofico dei tre pensatori. Pensiero di possibile benessere sociale, quindi il bene comune, anche lo stesso Tommaso d'Aquino che parlava di proprietà privata, però in modo sempre armonioso, riuscire a tutelare anche la proprietà privata, mentre abbiamo un Tommaso Campanella comunista, anti litteram, che propone un modo anche un modello di società ideale, ma che è assolutamente possibile. I filosofi danno sempre suggestioni in maniera al di là del tempo in cui sono vissuti. E penso che la scelta che è stata operata dal Festival della Filosofia di questi tre fuggiaschi, no, che sono San Tommaso d'Aquino, Bruno e Campanella, possono in un certo senso ridefinire anche oggi alcune condizioni della vita sociale e politica del nostro tempo.